salutare innanzitutto tutte le lavoratrici, i lavoratori, le precarie, i precari e dire che sono felice di essere qui oggi. Vorrei ringraziare la FIOMO per l'opportunità che ci ha dato di parlare ad una platea così importante, perché forse qualcuno lo sta dimenticando, ma siete voi le persone che portate avanti questo paese. Sono particolarmente felice di essere in questa piazza che per il popolo viola ha un significato particolare. Siamo un movimento nato su Facebook, però è stato qui che ci siamo appunto ritrovati. Persone normali che vivono sulla propria pelle i problemi del lavoro. Perché i nostri pari sono quelli che si svegliano alle 5 di mattina per prendere la circumvesuviana e andare a lavorare alla Fincantieri a Castellammare. Perché i nostri fratelli sono quelli che varcano i cancelli di Pomigliano. Perché noi siamo i precari. Io sono una precaria della ricerca. E il precario non è soltanto il lavoro, ci hanno costretto ad una dimensione precaria della nostra esistenza, della nostra vita. Noi precari non possiamo fare progetti per il futuro, non ci è concesso il lusso di pensare ad una casa, alla possibilità di crearci una famiglia. Per noi donne precarie l'idea di avere un figlio è particolarmente difficile. Ci stanno calpestando il presente, ma soprattutto ci stanno derubando del nostro futuro. Quando scendiamo in piazza per la legalità, quando scendiamo in piazza e ci battiamo per la Costituzione, quando scendiamo in piazza e chiediamo le dimissioni di Berlusconi, noi chiediamo innanzitutto il rispetto dei diritti delle persone, perché i diritti non sono negoziabili e la dignità delle persone non può essere merce di scambio. La manifestazione di oggi, insieme a quella del Popolo Viola del 2 ottobre, insieme a quella degli studenti dell'8 ottobre, è una tappa decisiva, importante. Dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo far sentire quanto sia forte il bisogno di un cambiamento, di un paese migliore. Dobbiamo continuare insieme, costruire un calendario di lotte e di manifestazioni per la Costituzione, per la scuola, per il lavoro. È inconcepibile che in questo paese si pensi ad armare aerei, a costruire un ponte sullo stretto di Messina e non si pensi ad investire risorse per i lavoratori e per il lavoro. Per noi il lavoro è un tema fondamentale, l'abbiamo dimostrato a fianco ai ragazzi cassintegrati dell'Asinara, l'abbiamo dimostrato a fianco agli amici di Pomigliano nei giorni in cui Marchionne ha imposto un referendum incostituzionale, perché chi lavora deve poter intervenire democraticamente nelle scelte aziendali e il lavoro non deve diventare un'arma di ricatto. Perché l'Italia non è una repubblica democratica fondata sul ricatto, l'Italia non è una repubblica democratica fondata sullo sfruttamento, l'Italia non è una repubblica democratica fondata sul precariato, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Grazie. Grazie Anna, ciao a tutti, ciao a Telepalazzo e il Popolo Viola. Volevo semplicemente aggiungere che noi riteniamo gravissimo che in un paese in cui al Parlamento risiedono indagati e condannati per mafia, il segretario della FIOM di Catania, soltanto per aver organizzato un'occupazione simbolica in un'azienda a difesa dei lavoratori,